Sì, ci siamo, ci siamo. Parlo al microfono, ok? Sì, oppure sì. Lo tolgo? No, tolgo perché mi sarebbe venuto. No, io se posso fare senza è meglio. Ah, perfetto. Ok. Grazie mille. E, sì, siamo alla vigilia di una partita molto attesa, perché il derby col Foligno non è una partita qualunque. Quindi ci apprestiamo a affrontarla nel migliore dei modi, perché credo che il Gubbio in questo momento goda di buona salute e vogliamo giocarci questo derby fino in fondo. E ci sono parecchi risvolti dietro, però noi vogliamo andare per la nostra strada, vogliamo sfidare un pochino quelli che possono essere gli ostacoli da qui alla fine del campionato e poi vedere cosa siamo riusciti a portare a casa. La vigilia è un po' avvelenata, mister. Ma sì e no, nel senso che noi nello spogliatoio fondamentalmente abbiamo un obiettivo ben preciso e non ci lasciamo distrarre da situazioni che poi nello spogliatoio sono marginali, perché non riguarda fondamentalmente noi. Ci siamo allenati bene tutta la settimana, ci siamo allenati bene ieri, ci siamo allenati bene stamattina. La squadra è in salute, ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita. Come tutte le partite, nascondono delle insidie. Dobbiamo essere bravi a pensare a quello che dobbiamo fare noi e lasciare alle spalle un pochino quello che non è nelle nostre possibilità a aggiustare. Ecco. Non basta vincere. Sì, è vero che l'obiettivo è quello del risultato, però credo che il risultato passi attraverso una prestazione importante sotto tutti i punti di vista, sia sotto l'aspetto del gioco, sia sotto l'aspetto temperamentale. I derby nascondono insidie soprattutto a livello emotivo e quindi ecco, dobbiamo essere bravi nei momenti di difficoltà, perché una partita nasconde dei momenti in cui la squadra può andare in sofferenza. Se saremo bravi in quei momenti lì, abbiamo più possibilità sicuramente di fare risultato pieno. Tutti recuperati, anche Calombo. Sì, sono particolarmente contento perché anche Calombo è recuperato, è stato convocato. E i giocatori che ho a disposizione stanno tutti bene, quindi ho l'imbarazzo della scelta e dovrò essere bravo a fare meno errori possibili, perché poi quando c'è molta scelta è più facile sbagliare. Però questi ragazzi mi hanno dimostrato in questi mesi che le mie scelte spesso e volentieri sono state azzeccate, ma per merito loro più che per merito mio, perché tutti quelli che sono stati chiamati in causa hanno sempre risposto in maniera molto positiva. E il merito è sicuramente loro se io sono passato da bravo a fare quel tipo di scelte. Quindi non è una difficoltà fare le scelte, è una difficoltà dire a quelli che andranno in panchina che non giocheranno, ma perché meritano comunque di scendere in campo dal primo minuto.